si assetta, questo genera un campo in questa maniera, lungo la congiunzione in questo punto d'altezza z. Se avessi preso questo pezzettino qui, questo generava un campo in questa maniera. Se avessi preso questo pezzettino qui, un campo in questa maniera. Quindi vedete tutti che i vari pezzettini creano campi che sono posti su questo polo. No? Allora vedete subito che per simmetria tutti i contributi della direzione radiale, quindi questo qui è il campo che è creato, cioè questa componente qui che chiamiamo radiale, questa componente qui lungo l'asse z. Questa componente radiale per simmetria è zero quando le sommiamo tutte, perché per ciascun pezzettino c'è l'opposto, cioè il pezzettino radiale uguale opposto. Quindi dalla componente radiale me ne frego, non la provo neanche a calcolare, calcolo solo la componente lungo z e quelle, tutti i pezzettini saranno coerentemente, si sommeranno. Quindi calcolo solo il campo lungo z. Quindi di tutto questo